Il nostro nuovo sguardo dentro e oltre il cinema d'arti marziali riguarda oggi un classico ben conosciuto ovunque, ossia L'urlo di Cen terrorizza anche l'Occidente, sul quale trovate già in questo canale video per quel che riguarda aneddoti, scheda tecnica, eccetera, ossia tutte quelle curiosità che già negli anni 90 nei miei libri e poi in anni più recenti con la nascita di internet oggi sono facilmente reperibili. Qui, come al solito, ci interessa un altro discorso, ossia quei significati voluti o latenti che sempre emergono da un film, qualunque sia il genere cui appartiene, quando c'è dietro una forte personalità. E diciamo subito che l'elemento più evidente di The Way of the Dragon, che inizialmente poi Bruce Lee aveva intitolato Enter the Dragon, è che questo film è un monumento al narcisismo del suo realizzatore, ossia Lee Jung-Fan, che del film è non solo protagonista, ma anche regista, coproduttore, sceneggiatore, coreografo, location manager, ha fatto anche l'attrezzista del trovarobe, ha persino suonato le percussioni della colonna sonora originale che noi abbiamo sentito solamente negli anni 2000 col DVD. Questo film è veramente diciamo che se Bruce Lee fosse andato per un anno dallo psicanalista tutti i giorni a confessarsi, non sarebbe uscito fuori un ritratto migliore di quello che invece questo film condensa in un'ora e mezza, un'ora e quaranta. Non perché Lee fosse come il personaggio del film, ossia come Tang Lung, il drago della Cina, o Yan Chen nella versione italiana, che al contrario era un personaggio ingenuo, naif, che scappava davanti alle donne nude, mentre invece il vero Bruce Lee le donne le spogliava lui, e così via. Però alcuni tratti del personaggio riflettono il vero Bruce Lee, per esempio una certa propensione all'umorismo, salace, Bruce Lee era anche nella vita, nei momenti in cui gli girava bene, un personaggio estremamente spiritoso. Un altro aspetto che si riflette nel film del vero Bruce Lee è la sua propensione e attenzione a fare soldi. Ricordiamo la scena in cui va a visitare Villa d'Este con Nora Miao e nel vedere il fontanone, in italiano dice un'altra cosa, ma nella versione originale il senso della battuta era che con una cosa del genere al suo paese, mettendola a pagamento, avrebbe fatto tanti soldi, perché questo era un po' un altro lato, quello mercenario, ma giustamente mercenario, visto il talento del personaggio che Bruce Lee aveva. E poi naturalmente c'è il terzo aspetto del reale Bruce Lee, che è la bravura, la sua innovatività come artista marziale, che nel film è presentissima. Tutto il resto è invenzione. Una volta stabilito che Bruce Lee venne a Roma solamente per due settimane in quel maggio del 1972, quando non era ancora nessuno in Occidente, e venne a girare sostanzialmente le scene in esterni, cioè le sue passeggiate turistiche, la scena con Malisa Longo e praticamente null'altro, perché tutto il resto, il combattimento al Colosseo, del quale in realtà a Roma fu girato solamente l'incipit in cui i due contendenti si cercano, e il ristorante cinese, che in realtà era Hong Kong e lo si vede, anche lo scontro in aperta campagna nel prefinale contro Robert Wall e Wong In-sik, anche quello era ambientato a Hong Kong. Insomma, tutto il film, l'80% del film è stato fatto a Hong Kong. Una volta stabilito questo, ecco che il primo elemento che risalta è quello che, secondo gli studiosi del comportamento umano, è definibile il complesso di Napoleone, ossia la capacità di persone che hanno un grande ego di proiettare all'esterno questo ego, il loro egocentrismo, quindi ipnotizzando gli altri, la necessità di piacere a tutti, di essere amati da tutti. E non è un caso che in questo film Bruce Lee è amato sia dall'elemento femminile rappresentato dalla solita Nora Miao,
ma anche attrae l'elemento maschile rappresentato dall'eccezionale caratterista comico Wei Pingao, di nuovo nel ruolo dell'interprete rinnegato che fa da ponte fra i cinesi e gli stranieri, come era anche in Dalla Cina con Furore. Ricordiamo le due scene in cui Wei Pingao è faccia a faccia con Bruce Lee e lo tocca, la prima volta per sbaglio urtandolo nel ristorante, la seconda volta quando gli mette il biglietto del volo aereo per Hong Kong nel taschino, ma non resiste la tentazione di toccarne il poderoso torace, rimanendone colpito e esprimendo anche verbalmente la sua attrazione, tra virgolette, che era forse anche un modo che Bruce Lee aveva per giocare con il personaggio, già che pare che Wei Pingao fosse omosessuale o quantomeno bisessuale, nonostante poi lì fosse finito in galera prima di girare questo film, mi sembra nel 70 o giù di lì, per aver tentato di uccidere l'amante della moglie che era un noto scrittore locale. Ma forse Bruce Lee, consapevole dell'omosessualità o comunque della bisessualità dell'altro, ha voluto giocare con questo elemento, riservandola però, guarda il caso, a se stesso. Quindi di nuovo il senso di grandezza del personaggio Bruce Lee, ma anche dell'uomo Bruce Lee, che tende a proiettare all'esterno la sua forza, intesa non tanto come forza fisica, ma come capacità di essere una calamita, di attrarre il suo magnetismo animale, che deve colpire ugualmente uomini e donne. E che il film sia un monumento al suo narcisismo lo denota anche un'altra scena molto sintomatica, quella in cui il personaggio, rimorchiato da Marisa Longo a Piazza Navona, sale su casa di lei. In realtà era la stanza d'albergo che Bruce Lee aveva qui a Roma, nell'albergo Hotel Flora, che non esiste più, c'è ancora ma un altro nome, la girarono lì per ovvie ragioni di economia, visto che il film costava in tutto 150.000 dollari, che era una cifra abbastanza irrisoria. E in questa scena lui entra nell'appartamento e, mentre lei va in un'altra stanza a spogliarsi, lui si aggira e che cosa fa? Capta con la coda dell'occhio un movimento, si mette subito in guardia, ma solo per accorgersi che è se stesso riflesso nello specchio. E cosa fa? Inizia a provare tecniche di arti marziali, sferra velocissimi calci laterali, sferra hurricane con la mano, si controlla, cioè è proprio l'atteggiamento tipico del narcisista, che entra in un posto nuovo e, anziché guardare il posto, la prima cosa che fa, torna a guardare se stesso, cioè egli è il suo principale interesse, egli è sempre al centro dell'interesse di se stesso, gli altri sono solamente un corollario e gli servono soltanto per aumentare, per gratificare se stesso. E anche il suo porsi a difesa della piccola comunità cinese contro la finta malavita romana, che erano in realtà comparse rimediate lì a Hong Kong, tutto girato lì, anche il cortile, il combattimento nel cortile, anche quel porsi a difesa dei suoi connazionali è in realtà un cercare di mostrare anzitutto il suo valore per avere l'ammirazione, l'esaltazione e il seguito, oggi diremmo followers, anche della nuova comunità che non lo conosce. Sicché la bonomia, l'umiltà del personaggio è tutta da intendersi come un gioco, uno scherzo. In realtà Bruce Lee, anche in questo caso, ma qui però siamo in una commedia, in un film che per molti versi anticipava quella che poi sarebbe diventata la commedia d'arti marziali, quindi le istanze violente del personaggio, il suo essere facilmente pronto alla lotta, che è contro l'etica, lo sappiamo, del vero atleta d'arti marziali, qualunque arte marziale essa sia, la sua disponibilità. Nel film non c'è nessuna vendetta, o meglio c'è, ma non è la molla scatenante del film. C'è proprio una propensione alla rissa di un personaggio che, comunque, essendo una commedia, non va preso troppo sul serio, anzi non va preso niente affatto sul serio, quindi in questo senso
La critica severa che abbiamo mosso al Kennedy dalla Cina con furore, che invece essendo un film serio, lì era possibile veramente ravvisare la negazione del principio etico dell'eroe del Kung Fu, che non dovrebbe mai lasciarsi andare alla vendetta, qua invece può essere comunque mitigata dalla vena farsesca della vicenda, che non è possibile prendere sul serio, e lo stesso Bruce Lee con tutta probabilità l'ha giocata così. Si pensi alla scena del combattimento nel cortile, in cui i 10-12 avversari si mettono ordinatamente in fila attaccandolo uno alla volta in attesa che venga il loro turno di essere battuti. Quindi è veramente un invito allo spettacolo, ma sempre però con la risata fra le righe. Più interessante è il fatto che comunque il nemico sia sempre straniero. È straniero il boss che vuole il ristorante di Nora Miao, sono stranieri i suoi scagnozzi, sono stranieri due lottatori professionisti che vengono chiamati nel finale, ossia Robert Wall e Wong In-sik, il coreano che nel film passa per essere giapponese. È straniero il killer Colt, ossia Chuck Norris, il campione americano. Quindi ecco che qui tra le righe invece riemerge prepotente, e neanche tanto tra le righe, il forte sentimento nazionalista che Bruce Lee, consapevole del pubblico con cui aveva a che fare, che era quello hongkongese, perché ricordiamoci che questo film era stato fatto esclusivamente per il pubblico di Hong Kong, tutta più per il pubblico del sud-est asiatico, non per l'Occidente, dove Bruce Lee non voleva venisse visto, ma ovviamente dopo la sua morte sarà venduto dappertutto, infatti arriverà da noi come l'ultimo film di Bruce Lee. Ma questo era un film pensato per loro, per i suoi fans, e quindi per loro di Hong Kong, per i suoi fans e per i fans asiatici di Bruce Lee, e quindi con il cinese in posizione eroica rispetto al nemico che è sempre straniero, è sempre altro, è sempre un'altra cosa rispetto all'identità nazionalista del protagonista, che però è un elemento chiaramente solo scenico, già che sappiamo nella realtà Bruce Lee anzitutto era lui stesso americano, poi non aveva nessun pregiudizio dal punto di vista umano e culturale verso altre etnie, no? Ammirava molto il Giappone, ammirava l'America nella quale lui stesso aveva vissuto. Questo era un furbo amo lanciato al pubblico, che lo vedeva così, come un eroe difensore delle sue istanze di etnia cinese, generalmente presa a calci dagli stranieri, e lui prendeva a calci gli stranieri a sua volta. E tuttavia è molto importante il gesto che lui fa nel finale, dopo aver sconfitto anche Norris, al quale peraltro riserva una via d'uscita che Norris stesso rifiuta quando i due si guardano mutamente poco prima dell'uccisione dell'americano, e Tang Lung scuote negativamente la testa come a dire non serve andare oltre, e ottiene come risposta un sorriso di chiamiamolo cameratismo, di amicizia tra praticanti di arti marziali. Quello è appunto di Norris, che è come a dire io posso finire solamente in questo modo, nel senso la mia sconfitta può essere l'unica maniera per concludere, non posso farne a meno, ecco, che è un po' che era poi voluta da lì stesso, perché era una cosa di sceneggiatura. Quindi quel senso di, pur essendo avversari, non sono nemici, tant'è che poi Bruce Lee gli metterà, lo coprirà pietosamente il cadavere con la casacca dell'uniforme sportiva e la cintura nera del defunto. E quindi questo era un gesto di rispetto che significava molto chiaramente che nel cinema di Bruce Lee, autore, esisteva la meritocrazia, ossia il nemico non era tale solo perché lo dicevano gli altri o solo perché era straniero. No, lui era in grado di riconoscere il valore anche del suo avversario e di offrirgli una via d'uscita. Quindi c'era in questo senso uno slancio antirazzista che andava contro la tradizionale xenofobia cinese. E la furbizia cinematografica di Bruce Lee
si denota anche nel fatto che, pur essendo lui l'autore del film, non si riserva una sola scena di sesso con la protagonista femminile, neanche un bacio. Cioè il loro rapporto, peraltro quasi un rapporto d'amicizia, ma è descritto in maniera volutamente infantile, forse anche un po' puerile, quindi il massimo al quale giungono, pur essendosi dichiarati nel corso della storia il sentimento reciproco, è di stringersi la mano nel finale. Non c'è neanche un bacetto sulla guancia, insomma, perché Bruce Lee aveva capito che per il pubblico di Hong Kong l'eroe doveva essere asessuale. Già che il sesso, secondo una certa ottica marziale radicata nella cultura locale, era visto come uno sperpero di energia, come un passo falso da parte di un eroe che doveva mantenere integre le sue qualità, e quindi avrebbe svirilizzato, banalizzato il personaggio, che vale anche per molti altri film di Kung Fu dove di fatti la storia d'amore non c'è mai, o se c'è raccontata in maniera assolutamente casta. Inoltre la censura di Hong Kong era di manica larga nelle scene di violenza, nei combattimenti, mentre non lo era nelle scene spinte. Quindi Bruce Lee sapeva bene che per evitare tagli di censura era meglio non eccedere in quel senso, ma del resto non ne aveva bisogno, perché L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente, è infine un fumetto, una commedia. Da un punto di vista attoriale e forse, e magari anche registico, è forse la cosa peggiore di Bruce Lee. È un film mediocre, riscattato però da un finale indimenticabile, dove Bruce Lee torna a essere un po' Chen, il Chen di Dalla Cina con Furore, quindi perde ogni buffoneria, smette di fare i risolini da ebete, che dei quali ha disseminato il film, e per un momento, per quei 4 minuti e 10 che dura il combattimento, è l'eroe che tutti volevano vedere sul grande schermo. Ma questa, chiamiamola critica, tra virgolette, in realtà denota anche che Bruce Lee fosse un grande attore, perché chi altri avrebbe rischiato al suo primo film da regista di mettere in discussione l'immagine eroica seriosa che il pubblico si era fatto di lui per buttarla sul ridere? Per farlo ci vuole uno che sia un grande attore, che sia un coraggioso. Quindi Bruce Lee non ebbe paura, il piccolo drago, di perdere il suo pubblico. Gli propose una cosa a suo modo nuova, non eccezionale, come commedia piuttosto scialbo, ma ricordiamo anche che l'umorismo cantonese al quale Bruce Lee un po' si rifaceva è un umorismo di grana grossa. Ma insomma, aver scelto di buttarla sul ridere almeno per tre quarti di film, quando invece Bruce Lee in quel preciso momento era capace, poteva fare, aveva il potere di fare tutto quello che voleva, avrebbe potuto fare il film che voleva in qualunque modo, eccetto naturalmente che nel budget, aver scelto una via leggera, brillante, comica, financo infantile, è però una ulteriore riprova della sua bravura di attore e del suo coraggio di artista, già che questo film poteva fallire miseramente proprio perché non riproponeva il Chen di Dalla Cina con Furore, che, lo ricordiamo, a quel momento era uscito nel 72 a Hong Kong, era il film di maggior incasso di tutti i tempi. Verrà battuto proprio dall'Urlo di Chen, che entro la fine dell'anno stabilirà il nuovo record di incassi di tutti i tempi a Hong Kong. Quindi fu una scelta coraggiosa e premiata dal pubblico, che Bruce Lee peraltro aveva prefigurato dicendo che il suo film avrebbe finito con l'incassare oltre 5 milioni di dollari. Il record di Dalla Cena con Furore a Hong Kong era stato di 4 milioni di dollari e mezzo, quindi ebbe ragione anche in questo. Ecco quindi che il suo egocentrismo, ossia il porsi al centro di ogni fatto e far sì che la propria percezione dell'esterno abbia un valore assolutista che renda tra l'altro difficile accettare il punto di vista degli altri, diventa in questo caso un elemento vincente per la riuscita del film. Tant'è che Mr. Lee si permette anche uno sberleffo a uno dei siti archeologici più famosi al mondo, quando nella scena dei fori volge le spalle alle rovine dicendo che gli ricordano la guerra, e questo fa cazzotti con il dato oggettivo che il pubblico, cioè turisti di tutto il mondo, venivano e vengono ancora a visitarle. Ma lui è ignorante, lui conosce solo le arti marziali e non lo nasconde, lo ripete più volte in tutto il film.
quasi ci si meraviglia che sappia leggere e scrivere, ammesso lo sappia fare. E questo ovviamente è in contrasto col vero Mr. Lee, che era viceversa un uomo colto, un umanista, un filosofo anche. Tutti gli altri personaggi del resto parimenti hanno una dimensione unidimensionale, cioè da fumetto. Sono tagliati con l'accetta proprio, e a partire dal boss col classico sigarone, che poi in realtà John Benn era proprio un gestore di ristoranti, proprietario del posto dove Bruce Lee andava a mangiare con Raymond Chow a Hong Kong, e lui fu lì che lo notò, per finire agli scagnozzi, gli scherani, che sono teppisti da... sembrano usciti da un film di Bud Spencer e Terence Hill, ma anche gli stessi connazionali di Bruce Lee, interpretati da un insieme che da una parte aveva le facce usuali dei film Golden Harvest, come Tony Liu, Nora Miao, dall'altra aveva il personaggio del ciccione interpretato diversamente dai primi film, dai primi due film, dove era Lee Kuan. Qui era un altro attore di Hong Kong importante, Cinti, ma sono tutti figurine. Tra l'altro Bruce Lee le usa anche per fare uno statement di dubbia di dubbia qualità, quando, dopo averlo visto in azione, dicono: abbandoniamo tutto il karate giapponese, anzi il karate, e impariamo il kung fu, che era proprio un suo modo di... perché lui aveva i suoi pregiudizi sulle arti marziali giapponesi. Quantunque, come ho detto, del Giappone fosse un ammiratore, ci fosse stato, avesse addirittura pregato, chiesto ad un grande attore nippo, Shintaro Katsu, di apparire nel ruolo di Suzuki in Dalla Cina con furore, ma quello si rifiutò. E lui lo aveva fatto perché era in rivalità con Jimmy Wong Yu, che invece era riuscito ad avere quel medesimo attore per Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman, inedito in Italia, in cui c'erano i due personaggi degli spadaccini monchi, rispettivamente interpretati appunto da Shintaro Katsu nell'omonima serie su Zatoichi e da Jimmy Wong Yu nel dittico della Shaw Brothers di Chang Che, anche se ovviamente in quel film non poteva usare il nome dello spadaccino monco, che era appunto Shaw Brothers, mentre Jimmy Wong Yu ormai era un indipendente, aveva anche perso una causa contro gli Shaw. Ma tornando a bomba al film, ecco che tutti quanti vivono in funzione di Tang Lung, e lui apparentemente l'ospite, ma in realtà è lui il perno sul quale gira tutto il film, che del resto sotto altri aspetti non ha molto da offrire, a parte i soliti le solite vedute turistiche romane, le inesattezze geografiche, chiaramente scandalose per uno che conosca Roma, ma che all'epoca certamente il pubblico al quale il film era destinato, quello di Hong Kong, non poteva sapere. Bruce Lee diceva che pensare senza agire è uno spreco di tempo, così come agire senza pensare è da folli, e non è che lo dicesse solo lui. E in effetti in questo film, allora, se uno dà, sempre per tornare al discorso dello sguardo altro e approfondito, quella passione di immanenza tipica di una certa filosofia, credo kantiana, ossia l'azione che si configura autonomamente solamente distinguendosi dal pensiero, cioè il pensiero ha un limite se non lo si traduce in azione, però l'agire nasce sempre dallo sforzo di attuare nella fattualità la compiutezza impossibile al pensiero, e quindi sono due cose, l'una conseguenza dell'altra, ma sono due cose che fanno un po' cazzotti, perché anche l'attività pratica, l'azione, incontra limiti, c'ha dei limiti perché i suoi successi sono sempre provvisori, cioè vivere nell'assolutezza è impossibile. Quindi lo sforzo da cui scaturisce l'azione, che non è mai definitivamente compiuto, diventa un desiderio e di conseguenza una frustrazione, una brama, perché c'è una discrasia fra il pensiero e l'azione, anche quando il secondo cerca di porsi al servizio della prima. Quindi o si diventa disincantati o la si persegue accettandone i limiti. Qui si ha l'impressione che Bruce Lee, che era giovanissimo e che appunto aveva studiato filosofia e queste cose le sapeva,
non fosse certamente un disincantato, anche perché era giovanissimo, nel pieno dell'entusiasmo e della positività, ma c'era forse da parte sua una certa accettazione dell'impossibilità di tradurre coerentemente, costantemente e con pieno successo il pensiero in azione, già che di questo di pensiero questo film è abbastanza vuoto, ed è una scelta, perché Bruce Lee voleva fare anzitutto un successo commerciale. Quindi queste istanze di cui abbiamo parlato, ossia il narcisismo, l'antirazzismo e così via, forse più che a livello cosciente emergono proprio a livello subcosciente, facevano parte della sua personalità e di conseguenza le riversava nei copioni che lui stesso scriveva in questo caso. Anche nelle sequenze di combattimento il tipo di coreografie che sceglie sono assolutamente diverse, come del resto erano sempre, perché questo faceva svettare i suoi film rispetto agli altri del medesimo periodo, non che fossero questi i migliori. Questi erano quelli che avevano più successo perché lui era il migliore, quello dalla personalità più debordante, più carismatica. I film certamente non erano superiori ad altri, sì, certamente a molti sì, a molti altri no, con molti altri erano alla pari, ma le coreografie sono proprio una riprova plastica della concezione di Bruce Lee del suo rapporto del se stesso con l'esterno, ossia i suoi gesti, le sue azioni sono sempre tranchant, cioè recisi, netti, puliti, immediati, abbatte con un colpo solo, massimo due, e se gli avversari diventano troppi estrae due in un ciago anziché uno, e se l'avversario lo sbatte a terra adotta una tattica diversa e si mette a saltellare come il Cassius Clay del ring nel combattimento finale. Quindi la sua capacità di adattarsi, che lui aveva verbalmente espresso con la metafora dell'acqua che in realtà veniva da Lao Tzu, e quindi è un film manifesto anche programmatico delle arti marziali così come lui le concepiva, secche, asciutte, non spreco di energia, ma ogni gesto, ogni azione mirato ad ottenere un risultato, anche se ovviamente spettacolarizzato rispetto alla realtà. Sappiamo, nella realtà Bruce Lee difficilmente avrebbe applicato calci alti, a meno che l'avversario non fosse stato già indebolito prima, perché il calcio alto è sempre pericoloso, espone i genitali e comunque espone chi lo vibra alla possibilità di essere intercettato e scaraventato a terra, immobilizzato. In realtà quello che lui fa in questo film è quasi del tutto diverso, ma non del tutto diverso però, da quello che avrebbe fatto in un combattimento reale. C'è molto Jeet Kune Do ovviamente in questo film, ma ci sono anche molte tecniche che nel combattimento reale Bruce Lee non avrebbe azzardato. È anche interessante notare come nel suo unico film da regista lui abbia i piedi molto molto per terra, li tenga per terra, ossia in questo film non ci sono salti, non c'è, non so, anche negli altri film c'era poca concessione ai salti antigravitazionali che erano tipici del Kung Fu, ce n'era giusto uno o due in The Big Boss, c'era poca roba se uno li conta in tutti i film, ma in questo proprio non ce ne sono. Ed è sintomatico che il Bruce Lee regista scelga per sé di rimanere coi piedi a terra e di attuare un kung fu non realistico, perché comunque è cinema, ma più prossimo alla realtà rispetto ad altri. E questo ci riporta a quanto lui disse, cioè di sentirsi realmente impegnato nel migliorare la qualità del cinema d'azione ed arti marziali gradualmente, che era un grosso impegno, cioè di andare in direzione opposta alla grossolanità degli effetti che usualmente si vedevano in altri film anche meravigliosi, anche superiori a questo. Perché in realtà attraverso il cinema Bruce Lee continuava a promuovere non solo se stesso attore, ma anche il se stesso istruttore, anche il suo concept di combattimento, cosa che nella realtà gli sarebbe stato più difficile. Essendo un uomo del XX secolo, aveva capito che la maniera migliore era fare un film che poteva raggiungere milioni di persone, quindi quante ne possa raggiungere un insegnamento individuale o di gruppo. Quindi era anche questo un modo di istruire, insegnare, tra virgolette, cioè nel senso di propagandare un'immagine del Kung Fu legata alla sua personale immagine come innovatore delle arti marziali.
quindi non solamente un esecutore, già che questo Bruce Lee poi è stato, in sintesi, più che un lottatore, è stato un grande attore, un grande marzialista. Nella realtà difficilmente sarebbe uscito vincente da un combattimento reale contro Norris o contro Joe Louis o qualunque altro super campione dell'epoca, dei quali peraltro era amico e che spesso aveva anche istruito in qualche caso e fatto sparring insieme. Ma il combattimento vero è un'altra cosa, ma questo non ha importanza, perché Bruce Lee tendeva a promuovere se stesso attraverso il media cinematografico, quindi poco importa quanto fosse forte nella realtà, se fosse forte 5, 10, 11 o 100. Quello che interessa è che Bruce Lee ha rappresentato sullo schermo allora e per molti versi anche adesso, ma soprattutto allora, l'ennesima incarnazione del mito di Ercole, il semidio, figlio di una mortale e di una divinità, in grado di dominare il male che lo circonda con la sua abilità fisica e psicofisica. Ma questa immagine lui se l'è costruita scientemente, anche la scelta del Colosseo come set probabilmente deriva dalla sua ammirazione verso i film sugli antichi romani. In particolare lui, sapete, era un ammiratore di Steve Reeves, che era stato un famoso Ercole dello schermo, Mister Universo americano, che poi venne in Italia a girare film di genere storico-mitologico, più mitologico che storico, e quindi forse anche in questo senso c'era un omaggio a quel genere lì, ed è un omaggio indubbiamente azzeccatissimo, perché la scelta fu sua, fu di Bruce Lee, e quindi, come annotava anche Alex Van Block nel suo libro Bruce Lee, la sua leggenda, vedere l'americano e il cinese che si affrontano al Colosseo ricorda un po', riecheggia gli scontri fra gladiatori che avvenivano anticamente nella Roma dei Cesari per un pubblico decadente, viziato e corrotto, che era un po' il pubblico anche cinematografico di quegli anni, ossia lo spettacolo della violenza catartica, per cui tanti guardano due persone maciullarsi facendo il tifo, e in questo modo avviene anche lo sfogo del pubblico, che da spettatore diventa un elemento coattivo, coagente del combattimento. Quindi Tang Lung e Colt in realtà stanno dando spettacolo anche loro per un pubblico di una società corrotta, che è il pubblico cinematografico. A questo si deve anche, rafforza la nostra impressione, il gesto di pollice verso che Chuck Norris fa verso l'avversario, in riferimento alla falsa credenza che nell'antica Roma, appunto, il pollice verso nei combattimenti nell'arena decretasse la fine dello sconfitto, quando in realtà non è così, sembra il contrario, cioè sembra che il pollice alto o messo in orizzontale significasse uccidere l'avversario. E questa è invece una convenzione cinematografica nata dall'errata interpretazione di un quadro del 1872 che si chiamava appunto Pollice Verso di Jean-Léon Gérôme, dove appunto si mostrava le vestali, le vergini che rivolgevano il pollice in basso per chiedere al Mirmiglione nell'arena la morte del gladiatore che aveva sconfitto. Ma in realtà era esattamente il contrario, era il pollice alto a significare che doveva ucciderlo, perché il pollice alto simboleggiava la spada sguainata. Ma questo ovviamente Bruce Lee non lo sapeva, Chuck Norris non lo sapeva, neanche noi, neanche gran parte del pubblico lo sapeva, e quindi cinematograficamente è una scena assolutamente sensata e di grande effetto. Anche se poi a un'analisi più attenta, fonti storiche sul significato del pollice, che fosse verso l'alto o verso il basso, sono discordanti e anche molto, molto rare. Tornando invece al discorso della personalità dirompente di Bruce Lee proiettata verso l'esterno, va anche sottolineato che un altro tratto del cosiddetto complesso di Napoleone è l'aggressività e anche la menzogna, che servono sempre a nascondere, a compensare le debolezze del soggetto. Bisogna dire che invece questi tratti il personaggio non ne ha, non è aggressivo, non in partenza, non di suo, e non è menzognero, anzi è di una sincerità disarmante e anche imbarazzante.
E quindi giungiamo alla fine di questa dissertazione che in verità pensavo sarebbe stata più breve, data la pochezza del film rispetto ad altri, e che invece poi fra una chiacchiera e l'altra dura oltre mezz'ora. The Way of the Dragon resta quindi il manifesto della personalità di Bruce Lee, che sta dietro al personaggio, che ovviamente, ripeto, la condivide molto poco, una personalità travolgente, dominatrice, narcisista, che pone se stessa al centro dell'ammirazione di tutto e di tutti, e che lui abilmente trasforma, nasconde dietro un personaggio invece apparentemente sempliciotto, apparentemente naif. Tang Lung in questo senso non ha alcuna valenza epica, non è paragonabile al Fong Sai-yuk di Gli scatenati campioni del karate, ossia Shaolin Avengers, il primo film di questa miniserie che stiamo facendo, perché non ha uno scopo epico, cioè non ha uno scopo di storico e di ribellione contro l'usurpatore, né di senso di abnegazione e del sacrificio della propria vita, e non intende averlo, giacché è un uomo moderno. È sessualmente represso, come lo era il Chen di Dalla Cina con Furore, ma mentre lì esplodeva come un vulcano di violenza, qui invece sembra essere venuto a patti con la sua asessualità, che comunque sfoga nelle arti marziali e nell'allenamento. Non è cupo e pervaso da un lutto implacabile come il David Chang di Vengeance, non è esistenzialista come il David Chang sempre di I Quattro del Drago Nero. È sostanzialmente uno che sembra conoscersi molto bene e accettarsi per quello che è. Un individuo semplice che però all'occorrenza sa dominare il male che lo circonda, riafferma la via cinese, tra virgolette, per farlo, anche se, sempre come sottolineava Ben Block nel suo libro, per farlo violenta un po', manomette un po' la verità occidentale, ossia sa aggiustare le cose in maniera da svettare lui. E dunque, se il pensiero intellettuale ha una sua linearità di causa ed effetto, e che certamente un film, la preparazione di un film prevede, ecco che parimenti il sentimento dell'autore, come di chiunque, che invece è un qualcosa di analogico ed allusivo, lo si comprende attraverso simboli che disvelano realtà più profonde, quei simboli ai quali Freud dava il nome di inconscio e che sono presenti anche in questo film. Se, come dice una scuola filosofica, l'uomo è l'unico essere vivente che si ponga il problema dell'esistenza, cioè la sua vita praticamente è un ininterrotto autoproblematizzarsi, che nasce ovviamente dalla contrapposizione fra la realtà e il se stesso, qui il personaggio sembra non porsi assolutamente il problema dell'esistenza in maniera cosciente, ma sembra porselo in maniera subcosciente. Quel problema è risolto in una dialettica anche divertente, cioè il problema è risolto semplicemente dal fatto che lui esiste e tutti gli altri devono apprezzarlo e amarlo, perché gli altri sono gli altri, mentre lui è Tang Lung. Un narcisismo indubbiamente sfrenato e mastodontico e grande, ma non privo di buchi, tanto quanto mastodontico e non privo di buchi è l'anfiteatro Flavio, ossia il Colosseo, che, concludendo in maniera divertente, probabilmente era l'unico luogo abbastanza grande da poter contenere l'ego smisurato di Bruce Lee, e quindi chissà che non sia stata proprio questa, a livello subcosciente, la precisa motivazione per cui lo scelse.